Super ciao ragazzi, bentornati in un altro episodio del gameplay di Jak and Daxter a sonno. Poi c'è ancora l'albero, ma sono finite le vacanze, è finito il Natale, è finito tutto. È venuta la Befana, non mi ha portato niente perché non sono più un bambino. Ci consoleremo, guarda che faccia gonfia. Guarda che faccia! Ma ce la faremo tutti, ricominceremo con i nostri ritmi. E per iniziare questo nuovo anno, questa nuova stagione, in attesa dell'estate, della primavera, che cosa sarà? Riprendiamo in mano il nostro carissimo Jak and Daxter. Ed eccoci qua nel nostro villaggio roccioso in attesa di nuove avventure. Ma prima di andare al sodo è il momento di fare un po' di riscaldamento. Qua c'è la geologa cacacazzi che molti nel sondaggio dell'altra puntata in realtà hanno gradito, quindi ok. Ma cosa molto importante, aspetta. Fate attenzione alla luce oscura perché essa ha intaccato il fato di uno di voi due. Portatemi 120 globi precursor per ogni batteria che contengo. Dicevo, allora, diamogli la batteria, giusto? Per la tua missione. Cioè, globi. No, scusa. Ok. Dai, mi sto già svegliando. E dicevo, nelle altre puntate molti si sono accorti che io non ho portato la musa allo scultore. Oddio, che è successo? Nella puntata, nella seconda, nella prima, non mi ricordo, dopo essere tornati nell'isola della nebbia e aver preso la musa, io non l'ho riportata allo scultore. E noi per riportarla allo scultore dobbiamo tornare nel primo mondo. Però parliamo con Samus e vediamo cosa ci dice. Spero che vi siate portati il pranzo, perché no, siamo soltanto all'inizio. All'inizio? Dunque, secondo gli appunti del saggio blu, i Larker hanno infestato l'intera palude della baia. Sembra che stiano pensando di utilizzare un dirigibile per poter recuperare dal terreno fangoso un importante manufatto dei precursor. Voi dovete andare laggiù e spezzare le catene. Pensare le non catene. Non so cosa intendano fare con quel manufatto, ma ad essere sincero, amici miei, non prevedo nulla di buono. La cosa interessante di questo gioco è che lui, aspetta, capanna e saggio verde, i vari personaggi ti dicono cosa fare, ma anche se te lo fai senza che loro te lo spieghino, lo puoi fare lo stesso. Poi vado a loro e ti dicono grazie. Ecco, qui c'è la nostra la pianta di Crash 2, uguale, presa pari pari. Guarda che bei colori, ma guarda che bellezza. Come fai a non restare... Allora, aspetta, facciamo una cosa. Andiamo a dare uno sguardo panoramico a tutto questo. Che bello. Non si può, pensavo di poter girare la telecamera. Guardate che meraviglia, guarda. Che bello. È bellissimo perché con la sua pochezza di poligoni rispetto a quello a cui siamo abituati oggigiorno con le grafiche moderne, eppure è di una meraviglia incredibile. Io non so neanche se a questo punto la mia sia nostalgia, se io veramente giudico questo gioco solo in base alla nostalgia o effettivamente al valore che ha, non lo so. Però mi sembra veramente bello. Comunque andiamo dal nostro amico scultore con la voce di Brock. Oh, la mia musa! L'avete salvata! No, siete davvero stupendi! Ecco, tenete questa batteria. Non mi serve più ora, ho ritrovato l'ispirazione. Certo. E dopo 2 anni se ci vai lui è sempre lì col sasso che non ha scolpito niente. Ti aiuto a scolpire, sì. Allora, ok, non cazzeggiamo e torniamo in mantinente al secondo mondo. Molto, molto velocemente. Parlare? E voi due che ci fate qui, Dovete pensare a raccogliere le batterie. Non osate più disturbarmi finché non le avrete trovate, capito? Ma scusa, lui era nella capanna del saggio blu. Perché è qua? Qua non dovrebbe esserci. Comunque, ok. Andiamo alla capanna del saggio blu. Ok. Veloci. È andato via. Si vede, boh, che ne so. Ho detto, senti, io torno un po' là. Continuiamo il nostro riscaldamento. Andiamo veloci perché ho bisogno di svegliare la mia mente dal torpore mattiniero. Che salti. Andiamo verso la città perduta dei precursor. O città perduta precursor, non ricordo. Si va di qua, se non erro. Livello, uno dei livelli miei preferiti di questo gioco. Qua ce l'ha, ma non l'avevo già preso, no? Vabbè. Quanti ne mancano? Una. E
che è lassù, la troviamo dopo. Adesso andiamo qua. Attenzione perché qua c'è il pesciazzo. Che bello. Globo, globo, globo. No, come cacchio ha fatto? E adesso andiamo qua in un livello molto iconico del gioco, perché è tutto pieno di marchingegni e macchinari steampunk. Quindi è veramente bello, molto caratteristico, molto... A me piace un sacco, anche perché è tutto blu. E poi tutto... È bello. Pieno di enigmi, di puzzle, cioè pieno, ce n'è. Sì, un, due, tre, ce n'è. Adesso vediamo. Allora, iniziamo subito qua. Pensavo di morire. Guarda che bello. Ci sono i larcheroni brutti. Oh, ah, no, pensavo mi bucasse le mani. Ecco, qui c'è una musica carina. Attenzione che brucia. Questa roba brucia. Attenzione brucia. Oddio. Attenzione. Ah, cacchio. Madonna, è un po' dispersivo, specialmente quest'area qua, perché devi salire sopra. Guardate le scritte in Precars. Vediamo se riesco a non cadere. Ah, vedi. E qui c'è scritto life, credo. Oddio. Life, cioè life, che si ripete. Vaffanculo. No, perché si elettrifica l'acqua. Vai via, puzzone. E ok, qua. Tra l'altro la storia dell'alfabeto precursor, se guardate il mio Zero Play ve la spiego bene. Cioè io da piccolo mi misi a decifrare tutto l'alfabeto precursor. Non, da Jack 2 in poi, perché c'erano delle cose che si intuivano. Ad esempio c'era il logo Naughty Dog scritto in precursor. Quindi io riuscii a decifrare le varie lettere. E poi dopo essermi reso conto che effettivamente tutte le parole erano in inglese traslato con l'alfabeto, devo tornare là, sì. Poi insomma fu piano piano, riuscì ad intuito a raccogliere le varie lettere e me le scrissi, per poi capire solo dopo aver fatto tutto questo procedimento che sul sito del gioco c'era l'alfabeto scaricabile. Quindi che bello, che bello. Comunque andiamo avanti, prendiamo altri globetti. Oh madonna. Questa musica. In realtà, per quanto le musiche siano diverse da Crash, ma il compositore delle musiche è lo stesso di Crash. È il Mutato Musica, cioè è una società di Josh Mansell, non mi ricordo, sì. Vedi c'è l'elettrica, che poi c'è insomma roba verde, cioè l'acqua diventa verde. Ecco, ci sono queste piattaforme che si muovono standoci sopra. Non mi ricordo se c'è roba sotto da prendere. Dio, sta telecamera. Fuscia. Uè, puzzi. Ah, una cosa che mi sono accorto. La telecamera è un po' vicina, ma mi sono accorto che se vai nelle opzioni e vai su qui e fai proporzioni di schermo, metti 4 terzi, esse diventano in 4 terzi e lui è più lontano. E perché questa è la proporzione originale del gioco, che è in 4 terzi. A quel tempo i 16 noni erano abbastanza... Non mi ricordo. Forse in America c'era, in Italia assolutamente il 16 noni è arrivato qualche anno dopo. Ricordo che questo gioco è del 2001. E quindi era consuetudine giocare in 4 terzi. Io l'ho sempre giocato in 4, ma anche il 2 e il 3, è dalla PlayStation 3 in poi. Ecco, qua c'è la sala col grande triplo enigma. È dalla PlayStation 3 in poi che con l'HD è arrivato il 16 noni sdoganato per tutti. Insomma, quindi mi sono accorto che il 16 noni qua è più ravvicinato. Perché? Per una semplicissima ragione. Perché se te attivi il 16 noni, in realtà non è che ti deforma la telecamera e te l'adatta come nella maggior parte dei giochi venuti dopo, ma essendo questo gioco un po' antico, quando te fai proporzioni schermo in 16 noni, lui non fa che cropparti l'immagine. E quindi effettivamente si perdono informazioni. Vedi che lui è lì, viene croppata e viene adattata allo schermo. Quindi si va a perdere delle aree in alto e in basso. Adesso io non mi ricordo se questa cosa... No. Aiuto! Se questa cosa succedeva anche nella versione PS3. Ma mi sa di sì. Ora io non lo so. Bisognerebbe... No, forse no. Non lo so. Non mi meraviglierei se fosse così anche nella versione PS3. Però vabbè. Chi se ne frega. Yeah! Allora, qui un casino... rallentamenti brutti. Ecco, nella versione PS3 rallentamenti non c'erano.
è pieno di ah, madonna, che casino. Allora, perché qua su non ci arrivo. Sì, grande, grande, che bello quando succedono queste belle cose e non, perfetto. Sì, ora devo ritornare. Comunque, aspetta, andiamo qui al buttare. Ok, iniziamo. Qui, visto che ora mi sto svegliando piano piano, vi ho chiesto nella foto di ieri su Instagram di farmi delle domande, o comunque di chiedermi alcune cose di cui avreste voluto che io parlassi. Senti là che formulazione grammatica nei commenti della foto di Instagram. E ad esempio c'è una domanda di Sha5991 che dice: da Jack oggi il genere platform ha subito dei cambiamenti. Potresti parlarne dicendo se è un genere secondo te che si è perso o che riesce ancora a catturare, e se ci sono titoli attuali validi? Allora, secondo me è innegabile che dopo un periodo molto lungo in cui il platform è sparito del tutto in favore soprattutto degli sparatutto, dei giochi più realistici, è innegabile che ci sia un ritorno negli ultimi anni del platform. Non so di preciso perché, non so se sia un andamento di mercato oppure semplicemente la mia teoria è che le persone che giocavano ai platform da giovani adesso sono loro che si trovano a sviluppare giochi, quindi questo ha portato magari ad un effetto nostalgia che proprio ad una volontà di questi sviluppatori di voler tornare a questi giochi di un tempo. Un esempio su tutti è Yooka-Laylee, che non ho ancora giocato, che si rifà chiaramente a Banjo-Kazooie. E cioè, gli sviluppatori credo siano proprio gli stessi, solo che Banjo-Kazooie era della Nintendo e quindi loro hanno fatto un gioco simile. Porca miseria, però non posso morire così. E invece sì. Dio! Dio! Ok, scusa. E la storia di Banjo-Kazooie è interessante perché credo siano gli sviluppatori originali, oppure non so quanti degli originali, però insomma buona parte credo, spero, non lo so. Insomma, hanno fatto una campagna su Kickstarter proprio per fare "io non devo più morire". Allora, calma, devo tornare là sopra. Una campagna Kickstarter proprio per questo Banjo-Kazooie. Volevano riproporre, cioè volevano fare un seguito spirituale di Banjo-Kazooie. E però questo è uno dei tanti, ad esempio il fatto stesso che abbiano fatto la remaster di questo, poi hanno fatto la remaster di Crash, la remaster di Medieval, un sacco, ci sono tante le avvisaglie per cui sembra proprio che il platform stia tornando in auge. E io lo spero veramente, lo spero. Adesso mi vengono in mente altri giochi. Allora, questi pulsantoni sono caratteristici perché praticamente per ogni volta, ogni bottone che premiamo, la mosca o la batteria va nel relativo tubo e nel relativo coso. Quindi noi attraverso le nostre piattaforme mobili dobbiamo tornare velocemente. No, gira di là! Ma che ca... Ecco, perfetto. Ok. E bene. Andiamo a prendere quei globetti. Ah no, ci arriviamo ora comunque. Allora aspetta, prepariamoci la strada. Facciamo così. Lo mettiamo qua in modo che farà il minimo percorso possibile. Premiamo il coso. Ok. E platform nuovi? Non lo so. Però si vede che è una tendenza che sta tornando. Io spero veramente che, ad esempio, anche molti giochi indie infatti seguono questo stile che si è un po' perso della riduzione di dettagli. Ad esempio Rime mi viene in mente, che lo devo ancora provare, lo voglio prendere, attenzione perché c'è l'offerta in questi giorni sullo store, costa solo 20 euro mi sembra e va preso assolutamente. Rime è un altro esempio, ma ce ne sono tanti di giochi che conservano uno stile retro, diciamo. E tra l'altro l'emergere dei giochi con stile antico, come ad esempio Minecraft, sono palesi, soprattutto nell'indie, appunto, come nei giochi su mobile. Ce ne sono un sacco di giochi pixelati o addirittura low poly. Low poly è una cosa bellissima che a me piace tantissimo, è diventata una corrente artistica, si può dire. Cos'è low poly? Praticamente, oddio, muoio! Ok. Il low poly è quello stile grafico
incentrato sulla pochezza di poligoni, che richiama moltissimo lo stile degli anni 2000, fine anni 90, insomma, quando i poligoni erano pochi e si giocava più che altro con texture piatte, non c'erano molti dettagli, erano, ad esempio Rime è un esempio perfetto. Adesso non so se Rime sia proprio low poly, forse non è proprio low poly, però non lo so. Ui, ce ne sono tanti, adesso non mi vengono neanche in mente, ma ad esempio il giochino del robottino, come si chiama? Grow Home e Grow Up, l'ho giocato entrambi, un controllo veramente da schiaffi, però molto carini. No! No! No, ma rimesso qui. Taglio. Eccoci qua. Dunque, è un genere che si è perso nell'era PS3. Si è perso perché semplicemente si voleva puntare più sul realistico. Secondo me è stato anche normale, un po', diciamo, fisiologico. Ah, qua ci sono, guarda, qui devi portare loro qua. Vieni qua, così spaccami la cassa. No, oddio. E è stato fisiologico, perché? Perché secondo me è stato un po' anche normale che gli sviluppatori avessero, insomma, voluto provare a puntare sulla grafica, insomma, a vedere cosa potevano riuscire. Per loro era una sfida, cioè gli sviluppatori dovete vederli come persone che per cui la programmazione non è altro che una sfida. È come per chi fa film o per chi racconta storie, insomma, alla fine è un lato della creatività. E quindi è normale, oh ma che cacchio, ma muoio troppo. È normale che chi si trova in quest'ambito sia puntato più a sfidare se stesso. Vieni qua, bastardo. Via. Però dovremmo essere di nuovo qua, credo. Buonanotte, Jack. Va bene, dai, ce la possiamo fare. Vi ricordo che io in questo gioco sono pro. Però giocare mentre si parla, pensando a cosa dire, pensando anche a giocare bene, non è facile. Allora, in questa sala, vai via. Dobbiamo, dunque, è un puzzle molto interessante, perché dobbiamo andare sui bottoni senza mai tornare sul precedente. Perché se torniamo sul precedente si disattiva, vedi? E dobbiamo rifare. No, aspetta. Sì, si disattiva. Ah. Penso che dovremmo attivare tutte quelle piattaforme. Ah, no, ok, no, giusto, mi sono confuso. Vanno attivate tutte per poter aprire la porta, giusto. Quello che dicevo io forse era qualche altro puzzle, forse di Jack 2, non lo so. Sì, che non bisogna tornare su quelli già premuti. E niente, praticamente qua c'è un percorso da seguire per poter raggiungere tutti i bottoni in modo da non spengerli e aprire la porta. Yeah! E c'è la nostra batteria. Dunque, stavo dicendo, perché io mi perdo, scusatemi. Praticamente uno sviluppatore si trova con un hardware molto potente e sia per trend di mercato e tutto, decide di oddio muoio adesso decide di seguire una strada più sul realismo che non sul platform, perché ha bisogno di nuove sfide. E quindi questo ha portato a Resistance, ad esempio. Vabbè, Insomniac è particolare perché comunque Reset l'ha seguito, ha continuato a farlo. Magari poi ne parliamo anche di Reset in un'altra puntata. Jack è morto in favore di Uncharted. Sono nati un sacco di sparatutto, se voi ci fate caso, ma lo saprete sicuramente, sia per il successo di Call of Duty, che è praticamente stato il pioniere dello sparatutto moderno, diciamo, ambientato in epoca guerrigliosa. E Dio, attenzione. No, com'è possibile? Io ce l'ho sempre fatta la prima, stavo sapi. Comunque, dato il crescente, che palle, dato il crescente aumento di titoli FPS, è chiaro che il trend per una decina d'anni è stato quello. La maggioranza dei giochi erano veramente tutti spara tutto, oppure addirittura giochi in terza persona. Uno su tutti che mi viene in mente e che mi piacerebbe proporvi è, ad esempio, oddio, un'ambulanza. Però non va bene, non capisco. Uno su tutti, stavo dicendo, è Mirror Edge, che è un gioco in prima persona, però non è uno spara tutto. Ce ne sono tanti di esempi interessanti nell'ultimo, veramente ci sarebbe da farci. E che ca...
Dammi la witta. Allora, devo essere veloce. Non capisco veramente perché la velocità non torna. Io vi giuro, ce l'ho sempre fatta alla prima. Sì, grande. Dunque, dopo quest'epoca dello sparatutto prevalente, finalmente è iniziato a venire a noia verso, io penso, dopo il 2010, dal 2011 in poi. E hanno iniziato a tornare giochi un po' più vari, sinceramente, sempre di più. Un fra tutti, ad esempio, è Rayman Origins, Rayman Legend. Guarda che come scatta, guarda che rallentamenti che ci sono. Rayman Legend è veramente un bellissimo, io spero ne facciano altri. E insomma, piano piano, ecco qua dobbiamo aprire, accendere questi cosi. Credo che ci sia... No, qui non c'è il tempo, bisogna semplicemente aprirli tutti. Ecco un altro qua, sì, un altro là. Ok. Credo siamo tutti, no? Perché sia... Ah no, c'è un altro. Ah no, c'è il tempo, sì, ok, fantastico, perfetto. Che palle. Aspetta. Carichiamo tutte quelle cose contemporaneamente. Contemporaneamente? Sì, però io sto giocando malissimo, veramente è triste sta cosa. Non andare verso la luce, Jack! Non andare verso la luce! Allora, fatemi un attimo concentrare qui perché non ce la faccio a far tutto insieme. Allora, vai. Va bene. Sì, ce l'ho fatta? Sì, grande. Ecco, questa aggeggio ti riporta in superficie e finisce il livello. Ma prima di finire il livello dobbiamo fare ancora delle missioncine. E dobbiamo andare qua. Volevi! Muoccione, ragazzi! No! Sì, però io sono veramente incapace. No! Io adesso tutte queste morti le taglierò, perché non posso far vedere che sono così incapace a Jack. Dunque, dicevo, altri platform. C'è stato in questi anni anche un po', diciamo, la rinascita, insomma, di Sonic, con alcuni giochi più validi. Ad esempio c'è stato Sonic Generation, che ha avuto un buon successo. Dio! E che a me è piaciuto tantissimo. E sì, insomma... Riguardo al fatto invece se i giochi platform riescono ancora a catturare, secondo me è in dubbio, soprattutto nei più piccoli. E cosa insomma che lo dimostra è il costante successo dei giochi di Mario, insomma. Se poi vediamo anche ad esempio Breath of the Wild è un gioco che ha uno stile che anni fa ci saremmo sognati. Se guardate gli ultimi via, insomma, gli Zelda precedenti, avevano tutti uno stile più realistico. No, guardate, ho perso una palla. Moriamo così torniamo indietro. Ok. Gli Zelda vecchi avevano uno stile più realistico. Se guardate, adesso non mi ricordo perché io non li ho giocati, non sono un nintendaro. Però palesemente avevano uno stile molto diverso da Breath of the Wild, che invece Breath of the Wild riabbraccia un po' gli stilemi del low poly, con meno dettagli e più colori, uno stile più... che tra l'altro somiglia moltissimo a Jack and Dexter. Infatti io nello Zero Play l'ho anche detto, se dovessero fare un nuovo Jack and Dexter sicuramente sarebbe qualcosa che somiglia a Breath of the Wild. Non potrebbe evitare di essere una cosa che passa da Breath of the Wild. È scivolato. Allora, mi hanno detto che c'è un modo per raggiungere l'eco, la ventola di eco blu, senza andare sul pulsantone, prendere la batteria e attivare l'eco che sale su. Adesso io non so se ne sono in grado. Proviamo. No, probabilmente si può davvero, ma non... Ha visto? E così posso andare senza effettivamente attivare la trappola dell'eco scuro. Però mi serve la batteria, quindi ci devo andare per forza. Una brutta sensazione. I have a bad feeling about this. Jack, corri! L'ecoscuro sta venendo fuori! Ready! Povero Daniele Demma. Vabbè.
attenzione, qui ci vuole concentrazione perché non ho intenzione di farlo mille volte. Sì, 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 vedete che l'eco sale. No, no! Che rottura di me. Vai via, ce la devo fare, ce la devo fare, ce la devo fare, sì. Oh, ehi, ok, via. Ok. Ok. Ma vabbè, pensavo averlo preso. Sì, oddio. Sha! Non credo sia finita qua. No, non è finita qua. Tieni sotto i piedi. No, oddio. Perfetto. Madonna. No, non riesco a proferire parola. Oddio. Mi ci frega. Ah, sì, ok. Anche qui mi ci frega, ok. Bene. Oh, finito. Grande. Via, 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 via. Sdro. Dove siamo finiti? Non mi ricordo. Su qui. In una stanzetta. Sì, ok. Bene. Basta questa cosa, non devo ripeterla più perché è molto bimbo minchia. Ah, perfetto, siamo qua. Quindi torniamo di nuovo nel nostro scivolozzo. E niente, basta, abbiamo finito il livello, dobbiamo andare sopra. Adesso non mi ricordo se ci sono dei platform recenti che magari non mi sono venuti in mente. Però secondo me piano piano col tempo ne vedremo sempre di più. Me lo auguro. Ma lo spero veramente perché sì. I platform sono belli, piacciono. Ecco, se vedete c'è la batteria che resta attaccata sopra. Credo che te lo dica anche. Wow! Avete fatto riemergere una parte delle rovine sottomarine. Sembra che possiate usare l'eco in un modo mai visto prima. Una batteria è riemersa con la stanza. Salite e prendetela. Salite e prendetela. Praticamente per prendere la batteria ci sono due modi. Il primo è questo qua, che però potrebbe essere difficile, invece non è vero. Se no potrete riportare giù lo scafandro qua e poi ci salite sopra. Ma è uguale. Basta. Io ho preso tutte le cose. No, mi mancano qualche cosa che mi sa che è laggiù. Adesso se io vado qua arriva lo squalozzo che mi mangia. Non ci arriverò mai laggiù al moto. Vediamo. Ci voglio provare. Poverino. Ah vabbè, ok. Ho fatto prima. Ah, eccole qua le batterie. E sì, i globi. Frusha. Ed eccoci qua. Laggiù c'è Kira. Che probabilmente possiamo già andare verso il prossimo mondo, perché abbiamo abbastanza batterie. Ma prima andiamo di qua. Tra l'altro aspetta, onde evitare di tornarci dopo, andiamo dall'oracolo a prendere un'altra batteria. Eccolo. Per i tuoi sacrifici ti offro una batteria. Per i tuoi sacrifici. Basta così con questo episodio. Ci vediamo alla prossima. Seguitemi su Instagram, Facebook, Twitter anche, perché sto ritornando attivo anche su Twitter. Ci vediamo nei commenti. Sarò lieto di rispondere ai vostri quesiti come al solito. Tappino e super ciao.